lavorare in modo puro, spero anche che per l'occasione di progetti nella nostra città, proprio so che domani ci sarà una visita alla nostra locale, quindi aspettiamo buona permanenza, grazie. Nel nome del Supremo Gran Consiglio dichiaro aperto il capitolo di investitura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in virtù dell'autorità e della fiducia riposta in noi da parte di quei cavalieri ereditari del nostro ordine, per promulgare le tradizioni, la storia e la continuità del sovrano ordine di San Giovanni di Gerusalemme, traente origine nel 1050 circa e tramite mandato legale continuante negli Stati Uniti d'America nel 1908 sotto una costituzione qualificata ed approvata da sua altezza imperiale il Granduca Alessandro di Russia, debitamente eletto 71° Gran Maestro dell'Ordine. La lingua maltese dell'Ordine fu costituita secondo la stipulazione del Trattato di Amiens nel 1802. È approvata dal Consiglio Supremo del Sovrano Ordine Internazionale l'8 dicembre del 1964 sotto la firma di Sua Eccellenza il Colonnello Charles-Louis Rocco Pichel, barone e gran cancelliere dell'Ordine. Ricevi la luce di Cristo, lascia che la tua luce splenda innanzi agli uomini, così essi possano vedere le tue buone azioni e glorificare tuo Padre che risiede nel cielo. Ricevete questa spada nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Utilizzatela in difesa di voi stessi e della Santa Chiesa di Dio, per apportare confusione ai nemici della croce di Cristo e della fede cristiana. E mai ingiustamente a danno di un uomo qualunque, per quanto possa permettere la fragilità umana. Invito a guardare il gioco del Signore, poiché agevole e leggero, e concederà riposo alle vostre anime. Noi non vi offriamo altro che pane ed acqua, ed un semplice abito di poco valore. Diamo a voi, ai vostri genitori, e dai vostri parenti la possibilità di prendere parte alle buone azioni compiute all'ordine e dai vostri confratelli di tutto il mondo.